C'è scritto sulla, c'è scritto che a firma del sindaco tu hai fatto richiesta sostanzialmente alla Coca-Cola e tu dici anche insomma Coca-Cola ha dato i soldi, perfetto, insomma, grazie a Coca-Cola che ce l'ha dato i soldi. Metteremo questo cartellone con la bella scritta che hai ripetuto più di una volta perché bisogna sempre ripeterlo, grazie alla Coca-Cola che ci ha dato questa cosa. 10.000 euro non sono una cifra enorme, ma non sono neanche niente, insomma. Crediamo che insomma qualcosa di più utile per la cittadinanza possa essere fatto. Se voi volete comprare questo tabellone, compri questo tabellone. Ti ripeto, su 32 novaresi che hanno risposto non ce n'è stato uno che si è inventato di dirmi compriamo un cartellone in forma cittadina. Nessuno. Allora, sorprendi, bene, diciamo proposito in buon pasto sul supermercato, anche perché mi sembra che la richiesta ai servizi sociali sia incrementata in maniera esponenziale, non per colpa vostra, ma per colpa della crisi, questa è la verità. E dopo mi permetto di dire, comunque l'anno scorso, io ero seduto là, tu affermasti che i costi dei libri di testo non erano aumentati delle scuole, mi sembra che il costo sia passato in media da 170 a 450 euro tra trasporti e libri. Allora, non è corretto quello che hai detto una cosa non corretta, ma giusta, quando ancora c'era Pezzi e Enrico Petrocchiese. E dice, no, assolutamente, non aumentano perché abbiamo fatto degli accordi che praticamente no. Vanno a comprare i genitori. Sì, sì, sì. Questo, gli vanno... Ho detto che il rappresentante dei genitori mi aveva riferito che aveva trovato i libri di testo con uno sconto più alto rispetto. Ma la resa dei conti spendeva 170 euro di media, adesso mi spendono 450. Cioè, le case editrici, se altro. Non preciso così, giusto perché lo sanno, si spendeva 170 in amministrazione e oggi si spende 4,50. Ma io ho detto che il rappresentante. Tanto che cosa? Tra libri di testo e Ancora che il coraggio è un grande. Bene, avendo che vi dico sempre nel vero.
La vostra reazione per 5 anni che ho detto che sbagliavate, avete fatto una rotonda con i soldi dei cittadini, la piazza con i soldi dei cittadini e di sponsorizzazioni zero, adesso fai 10.000 euro anche la rotonda è per fare la rotonda. Gli otto cazzi nella scherma si chiama cuscino, mi pare. Allora, il cuscino. Allora, io quello che trovo è, io ho scritto nel vivo, questa no, mi piace che se qua almeno posso dire tutte le volte che hai fatto dei disastri. Scusate, io vado via, ho 10 minuti a disposizione. Ho la data della comunicazione. Siccome mi hai interpellato, io non ti ha interpellato, sto facendo il mio intervento. E allora me lo lasci finire. Chiedo hai parlato della di farmi finire l'intervento. Ha ragione. Visto che non avete rispetto. Avanti. Chiaro? Tu dicevi un sacco di fesserie sempre ascoltato. Mettila, avanti. Vado avanti. Quello che mi fa specie è che il 5 luglio questo sindaco scrive a Coca-Cola e mi dice: mi date 10.000 euro per fare il tabellone luminoso? Scelta legittima. Io ti dico, sindaco, e chiedo all'assessore Poltronieri, visto che sa la situazione, ad esempio, tira un discorso del calcio, se non hanno bisogno, ad esempio, di poter sistemare gli spogliatoi, visto che era un problema che c'era. È evidente, penso che la gente lo capisca. Posso dire, vado avanti, lasciamo stare il campo sportivo. Sindaco. Sei penoso. Sono penoso. Sono però se lo infastidisco, questa è signora di verità. Perché è una smerzata di vitalità. Sì, rifiuta le consultatori. 100.000 euro da giunti. Volevo dirti che appunto inaugurate serramenti con 70.000 euro che ho ottenuto io. No, 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 ho fatto, ho ricordato il fatto, li avevamo persi. Li abbiamo persi grazie a te. E stai commissario. Li hai persi. Il commissario li ha recuperati per il capello. Ma hai sforato il patto, quindi avevamo perso il contributo. Fai un po', può ricordare, perché poi è arrivato la commissaria, ha scritto e ha chiesto alla regione di prorogare se quando abbiamo fatto. Ma sì, no, io ti sto colpendo, colpo su colpo e tu stai arrogando. Fammi finire dopo che ci faccio il contributo. Però avete scritto nella lettera di vita che c'è, va bene? Perché l'amministrazione lui ha fatto una richiesta su un banco e gli hanno concesso. Chiuso, io adesso andate in naturale, perché se ne sono soldi. Chiuso, finisco. La scuola materna, sindaco, quest'anno che cos'ha di più, assessore? No, cos'ha di più, non si sa cosa è. Esattamente. La scuola materna. La scuola. Ecco, una sezione. Una sezione in più, benissimo, vedo che il sindaco lo sa. Avete una sezione in più. C'è difficoltà a collocare questa sezione in più. Allora, da una parte si è fatta la biblioteca, dall'altra c'è la cosa. Allora, ci sono mille altre cose che potrei dire. Non si poteva chiedere alla ditta a cui riconosco sempre la disponibilità manifesta, di poter finanziare opere che andavano a ricadere e sul sociale, e sullo sport, e sulla scuola di Francia. Questa è la mia opinione, è una scelta politica, quindi io dico, se devi andare, ecco qualche caso, bene, vado, perché comunque quando ti porti a casa dormente, da una vita è sempre bene. Io non avrei fatto in questo momento storico la richiesta di contributo per finalizzare un tabellone luminoso, è chiaro che posso dire. Detto questo, se lo fate, a me va bene che lo facciate, ma questo è perché avete bisogno di fare appunto come ha detto Falco, vi fa vedere che qualcosa viene fatto e forse di uno strumento che vi permetterà come amministrazione di andare a dire quel qualcosa che cercate di fare che nessuno sa che state facendo, e la gente dice ma cosa stanno facendo? Niente, è la verità. E allora forse quel tabellone luminoso ci scriverete non più sulle brevi dei giornali che qualcosa si sta facendo. E come dico, in questo momento qua avrei preferito che quei 10.000 euro più IVA, sono 12.100 euro, li aveste destinati ad altre finalità del paese, va bene? In ambito sociale, in ambito sportivo, in ambito culturale. Più. Quindi bene. Faccio anche già la mia dichiarazione. Io mi ricordo quando alle elezioni, che poi hai brillantemente perso, hai inondato una gara di cartelloni sulle cose da fare, la ciclabile per le caselle. Sì, sulla ciclabile per le caselle.
lei, i villaggi ecologici e quant'altro. I cartelloni falsi, che sembrano falsi. Quindi da questo punto di vista le scelte potevano essere tranquille anche quelle. Te ripeto, mi fa specie che abbia fatto quelle cose. Le abbiamo tirate via adesso che le abbiamo lasciate a futura memoria per un anno. Adesso che se tornai non tirate via. Ma le rimettiamo su. Non l'abbiamo mica fatto noi, l'ha fatto la testa, vedi che ti sbagli, l'ha fatto la spinta tutto sorso. Ma hai fatto perché è l'unica cosa che potete scorrere. No, quei soldi che noi li abbiamo fatti. No, è falso, è chiaro. Mi ha detto, tanto Peter, ma anche che è obbligatorio per legge, proprio domandato, sono proprio domandato, obbligatorio. Ma lo sappiamo che è obbligatorio, non ce l'abbiamo di fatto. Di 10 dimensioni, no, è obbligatorio di 10 dimensioni, sei falso. Mettiamo in votazione la libera ratifica. No, forza, Marco, favorevole alla ratifica. Forza. Contrari. Normalmente noi mandavamo il funzionario a dare i chiarimenti, non ci mandavamo il sindaco.
Allora mi auguro che non ci siano delle velleità di natura di politica. Assolutamente, noi siamo per la verità. Perché questo sarà un elemento che... Sarà per la verità, non c'è nessuno. Basta, è sempre spogliato del ruolo, siccome c'erano dei pareri... Posso dare un parere, sì. Nel senso che noi abbiamo dato, ho dato solo la comunicazione. Non ci ho mica chiesto niente. Siccome la comunicazione è finalizzata, il sindaco vorrebbe dare discredito... Assolutamente. Io ti voglio solo dire che noi abbiamo avuto anche... passato a chiesto di accertamenti che la Corte dei Conti fa regolarmente, fa il segretario di corretta, si fa, cosa ho detto? Fa richieste di no, perché quando si vuole sottintendere che allora siccome qualcuno andrà a scrivere che è così che non è stata lui, poi metterò la sezione, senti continuo, certo, sì. Allora io ti dico, io non sono mai andato a dare chiarimenti, ho sempre mandato gli organi tecnici, va bene? Ma siccome mi ha invitato, certo, ma anche a me invitavano me, sì, ma poi capo della mia Allora il problema è che invece quando mi invitano io ci vado. E dopo mai mangiare i panini a fare. Bravo, vedo che ti segui anche io. No, non capiscono perché. Non prendo niente. E sono anche molto buoni. E i piccolini, perché ce l'hanno ancora di grassare. Forse non è che se stai carai e spendi di viaggio al comune. Se hai chiamato il funzionario spendi di viaggio. Certo. I panini me li sono mangiati io, me li sono anche pagati. Avanti con le comunicazioni. Allora, riprendo un attimino. Se vi ricordate con la delibera consigliare del 24 aprile era stato deciso di vendere, il Consiglio Comunale aveva stabilito di vendere la cabina elettrica realizzata dall'edilizia Monterrado di Torso Sergio. Nello stesso provvedimento, come la volontà è stata espressa, nello stesso provvedimento era stato deciso di mettere a carico della ditta Toso le spese dello stabilimento. In realtà questo è un evidente errore, in quanto chi acquistava la cabina era l'Enel, che normalmente anche nello schema di provvedimento che la ditta Enel aveva trasmesso al comune era evidente che le spese sarebbero state a carico dell'Enel stessa. Siccome dal punto di vista economico questo importo non va a incidere assolutamente nelle casse comunali, in quanto non c'è nessun risposto da parte del comune, ma era solo la volontà di procedere alla vendita di questo bene che interessava l'Enel, allora si è deciso di fare un provvedimento in quanto l'Enel stessa voleva una conferma in proposito. Quindi io stesso ho invitato l'amministrazione a portare in Consiglio Comunale questo provvedimento, perché è un mero errore materiale, in quanto normalmente nelle contrattazioni negli atti di compravendita le spese notarili sono a carico di acquista, quindi con questo si è voluto precisare che c'è qualcosa di diverso rispetto a quello che era stato inserito all'interno della delibera di Consiglio Comunale. Va bene, grazie di essere qui. Una comunicazione. Sì, è una comunicazione, posso avere un chiarimento? Questa qua è un BUA di via Casotti, giusto? Sì. Edilizia Ponferraro. È stata fatta una votazione con delibera di Consiglio Comunale, segretario, il 24 di aprile, giusto? Andare a fare adesso una modifica con una delibera di giunta comunale e portarla in comunicazione soltanto al Consiglio, non mi sembra che ci siano elementi di contingenza e urgenza tali che permettano. Non c'è mai, per quanto riguarda la modifica della delibera, non c'è più la competenza di giunta se non solo nell'aspetto della contabilità. Per questo provvedimento si è voluto fare una delibera proprio per evidenziare materialmente delle cose, perché in effetti se avete detto il provvedimento non è che va a modificare una delibera, ma ad evidenziare un errore all'interno della delibera. Ma c'è scritto che no, che era a carico della delibera. Sì, ma si dice che non è più delibera da dire, ma è dell'Enel. Sì, perché il cessionario all'Enel della cabina è comune, fino a prova. Non spende nessuna somma per quello. C'è una modifica. Chiedo una seconda cosa, il direttore del lavoro e progettista di quella lottizzazione, si sa chi era? Sì, ero io. Sì. Era lei, sindaco? Sì. Per quello che è uscito la scorsa, quando c'è stata la lottizzazione di tutti. Grazie. Infatti, è previsto la legge, cosa era stato? Era stato evidenziato. Non è stato forse pubblicamente evidenziato? No, è uscito, l'aveva detto. Secondo me era più opportuno, uso questo termine, che forse portavamo stasera l'approvazione.
decisione era quella, adesso vi spiego un po' tutto perché diventato. C'è una fretta che poi al finale, nell'ultimo punto, nell'ultimo abbiamo, non abbiamo fatto, non si è voluto fare la delibera di modifica perché c'era una fretta di andare a stipulare quest'atto perché l'Enel aveva necessità di questo provvedimento per allora. Abbiamo detto, se eravamo tossi alle fedi, quindi avremmo dovuto aspettare altri due mesi per andare a formalizzare l'atto. Quindi si è deciso di fare questo in maniera tale da poter trasmettere il provvedimento a Nene per completare il percorso. Si è voluto comunicare per non fare di nascosto queste cose qua, non aveva nessun significato, in quanto il provvedimento non andava a incidere dal punto di vista economico sulle spalle del comune, va a incidere su un terzo. Nel caso particolare, chi acquista il bene, cioè Gene, mentre erroneamente era stato imputato alla ditta Tosi, che però comunque non è che va, come detto prima, a influire sugli aspetti economici a carico del comune. Questo è stato evidenziato per un errore materiale all'interno del provvedimento. Bene, chi ha voglia sabato, ne auguriamo. E ringrazio anche dell'invito.